sul mandante, lì la domanda è anche semplice, qui protest, cioè a chi fa gioco questo discorso? Cioè i vecchi professori dell'università avevano piacere e hanno cercato di fare un reato per quale scopo? Per fare gioco e per dare un vantaggio a chi? A loro? Loro non avevano alcun interesse. Suarez è semplicemente uno strumento. C'è qualcuno che avrebbe dovuto acquistare e tesserare Suarez. Quindi c'era un interesse Ovvio. primario da parte di una squadra che avrebbe tesserato Suarez. Certo, non era interesse del rettore o dell'esaminatore, del Evidentemente no. professore. Non c'era interesse se non da parte della Juventus. Quindi la cosa più incredibile è che in tutta questa situazione c'è un PM che alla fine dovrebbe indagare. Vabbè, Cioè, certo. l'unica persona che aveva interesse a che Suarez, l'unica persona, l'unica entità che aveva interesse a che Suarez superasse l'esame. Cioè, lo sanno tutti, è il segreto di Pulcinella, lo sanno tutti, anche le Comunque pietre, aggiungo una. non lo sa il PM. Aggiungevi, Giovanni? Aggiungo due elementi perché poi la cosa è successa qui vicino da me, quindi poi No, dico, aggiungevo un paio di elementi perché poi la vicenda è successa a 70 km da qui, quindi qualche collega, insomma, l'ho sentito anche off records. Allora, guarda, lì la prima cosa divertente è che la linea difensiva della Juve, se dovesse essere coinvolta, è che loro praticamente 2 o 3 giorni prima di fare l'esame avevano già mollato Suarez e quindi non erano direttamente interessati alla pratica. E che il calciatore ha deciso da solo di andare avanti con l'esame per un suo tornaconto personale. Questa è una cosa che mi arriva da vari livelli e insomma già questa è abbastanza buffa. L'altra cosa buffa è che praticamente l'altro pezzo di linea difensiva è che praticamente l'Università degli Stranieri di Perugia ha fatto tutta questa situazione per una sorta di captatio benevolenzie per farsi pubblicità. E come dire, risolviamo il problema così facciamo vedere che siamo bravi e veloci e arriveranno altri clienti a dare gli esami. Chiaramente è una cosa ridicola, però ricordiamoci sempre che siamo in Italia con il sistema giudiziario italiano, quindi insomma, Sì, quelli che arrivano null'altro da aggiungere. con le navi delle ONG, tutti a Perugia per fare l'esame. La terra dei Quello cachi. che Ma no, ma lì vale la cosa di Checco Zalone. Se c'è il mediano coi piedi buoni, prendi la cittadinanza subito. Vai, Giusy. No, quello che io diciamo in tutta questa vicenda di Suarez mi chiedo, no? Magari anche Giovanni può un po' aiutarmi a comprendere perché Suarez alla fine ha fatto questo esame, considerando che ormai si sapeva che il suo trasferimento alla Juventus era se non impossibile quasi, visto che il passaporto comunque non sarebbe arrivato per il 5 ottobre, ci sarebbero state difficoltà di iscriverlo nella lista Champions. Tutte queste problematiche c'erano, non potevano cambiare, a meno che la Juventus non avesse anche già, diciamo, preparato un rinciarmo, diciamo, anche sul passaporto, ma mi sembra un po' complicato. Quindi le tempistiche non c'erano. Perché Suarez ha fatto questo esame? Se alla fine poi l'altra squadra dove poteva andare era l'Atletico Madrid, dove comunque era considerato comunitario, essendo in Spagna lui sposato con una persona che ha il passaporto comunitario, perché farlo adesso? Soprattutto qualche settimana fa inizialmente si vociferava che avesse programmato l'esame a Barcellona, ma non si era presentato. Quindi, se c'era l'interesse ad andare alla Juve, perché non fare l'esame prima a Barcellona, aspettare, farlo a Perugia quando non c'era più tempo e farlo ugualmente? Cioè, che senso ha? Chi Ma risponda guarda, su questo? sicuramente Suarez può dico rispondere che perché noi. aggiungono, nel senso che comunque avere il passaporto italiano era un valore aggiunto di mercato. Se
In realtà loro hanno sbagliato i conti, nel senso che loro erano convinti di chiudere la pratica per il 5 ottobre, ovviamente facendolo in maniera, come dire, usando le cosiddette corsie preferenziali. Quando si sono resi conto che la partita non si sarebbe chiusa, dice, comunque te lo prendi, se sei costretto a rimanere al Barcellona per qualche altro mese, c'è sempre il mercato di gennaio. Poi chiaramente, come sempre, il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi, e alla fine esce fuori che non solo arriva l'intercettazione, ma che nel frattempo Suarez c'è l'accordo con l'Atletico Madrid. Diciamo che insomma è stata un po' una situazione veramente all'italiana, e all'italiana finirà, perché in teoria per quello che è stato Passaportopoli, per chi se lo ricorda, nel 2000 ci furono 7 squadre di Serie A, fra cui Roma e Inter, che presero pesanti multe da parte della federazione, e fu fatta una normativa ad hoc. In teoria si rischia anche la retrocessione se ci si mette in moto su un meccanismo di questo genere, ma come vi dicevo prima, la linea difensiva della Juventus è già bella e pronta e probabilmente nemmeno sarà indagata. Forse Sicuramente. saranno ascoltati come persone informate sui fatti, forse. Vabbè, sì, quello potrebbe Sì, anche essere. perché Suarez alla fine, non andando alla Juve, non c'è nessuna accusa. Non c'è nessuna, certo, perché. Beh, E no. Sì. vabbè. Beh, no, perché Esatto, comunque sì, poi il alla reato fine è sì, stato non ci sono, non ci saranno. realizzato. Anche perché, ripeto, lo studio. No, no. No, ma poi la Juve sostanzialmente poi si è servita di un professionista per avviare la pratica, quindi poi non è nemmeno. Diretta. Cioè, è lo studio Chiappero che eventualmente ha messo in moto la situazione, e comunque alla fine sono due soggetti dell'università che parlano tra di loro con quell'indecente intercettazione che insomma veramente fa ridere i polli. Che Vabbè. Quindi è il poi manco parla in massimo. italiano la signora a un certo No, punto, perché dice: a questo esattamente. ci do tre, quindi insomma poi è pure difficile riuscire a capire come riescano a valutare l'italiano. Incredibile, incredibile, veramente il paese dei Vabbè. caghi, dai, questo è il paese. Diciamo che la situazione Non era. si sa, io purtroppo sento, non so se sono io che sento a scatti o se è proprio la trasmissione. Se altri sentono a scatti? Noi, io ho fatto la prova, si Sì. sente Qua bene, si sente bene. in onda si sentiva bene. Forse la connessione che Ogni sta. tanto scatti, sì. Vi abbandona. No, noi sentiamo benissimo, vi ascoltiamo Ti sentiamo benissimo bene, sì. e vi vediamo benissimo. Sì, Esatto. io sento scatti. Ah, ok. Quindi niente, vabbè, questa sarà la connessione. Dicevi, Giusy? L'importante è che sentono bene in onda. Il fatto che adesso diciamo stia indagando anche la Guardia di Finanza, quando Suarez andò a fare l'esame a Perugia e dopo un'ora già uscire lì con l'attestato in mano, io già dissi: scusate, ma com'è possibile? E la gente alcune persone anche su internet mi risposero: no, ma adesso è più veloce, all'Università di Perugia è così, è veloce, un esame di B1 in un'ora, fai tutte le prove e ti danno l'attestato col voto. Io qualche esame di lingue straniere per gli attestati li ho fatti. Ci ho messo 2 giorni, un giorno ci mettevo 5 ore, un altro giorno ci mettevo altre 2 o 3 ore, e l'attestato mi è arrivato dopo mesi. Poi tu in un'ora hai fatto tutte le prove, hai il voto e hanno dato pure l'attestato. Sì, vabbè, qualcosa sotto c'è, Vabbè, non mi aspettavo Giussi, che la tu Guardia di non. Finanza sinceramente si Giussi. dovesse attivare. Giussi, tu non sei Suarez, non dovevi andare alla Juve, è quello il problema. Certo, io non ho nulla da mi dicevo ogni anno, quindi non sono povera. Ho dovuto aspettare 5 mesi per Quello è il il problema. risultato. E poi proprio questa cosa dei 10 milioni poi doveva essere, come si suol dire, la pistola fumante, perché Suarez al Barcellona ne guadagna 15, alla Juve ne avrebbe guadagnati 10, quindi questa battuta doveva essere, come dire, una cosa che un pochino attivava le forze dell'ordine, ma insomma, evidentemente questa è roba solo per giornalisti sportivi. Evidentemente sì. Evidentemente Alla fine sì. trattano un cicciolino per Suarez e la Juve, al massimo pagheranno gli avvocati, boh, i docenti universitari, ma.
dubito che facciano qualcosa la Juventus. Come hai detto tu, già hanno la linea difensiva, il giocatore non è venuto da noi, ci azzecchiamo nulla. Finirà tutto in niente. Assolutamente. Allora ragazzi, sono le... quello sì. Che pensa è che se velocemente sì. Io quello che penso è che se fanno le intercettazioni su questi argomenti stasera noi siamo blindati, facciamo attenzione. il problema io non vedo più, Maxi no ci sono state tranquilli, magari c'è corruzione di tutto, la situazione è grave, però capisco quando si parlava di Calciopoli con Moggi così a fare queste cose, ma per l'esame di Suarez con un ballo di intercettazioni è grave. L'Italia è grave, la situazione. Troppi film di James Bond, quello è il problema. Allora, mezzanotte e 20 è stata un po' faticosa, devo dire. Bisogna prendere la mano la perché mano. Bisogna fare il piede. La regia è una cosa un po' però vedo che riusciamo ad avere. Ecco, guarda, Victor Fratila, ecco, lo mando in onda il suo ennesimo commento. Ringraziamo perché è un nostro ascoltatore. Ragazzi, ma di che parliamo? Magari fosse questa la cosa peggiore che ha fatto la Juventus in Italia, hanno fregato almeno 5 scudetti degli ultimi 9 anni. E poi insomma la Giusi dice, Giusi, dove sta? Aspetta, Giusi, ma Suarez guadagna 10 milioni. È quello che dicevo io, esatto. È quello che dice appunto nell'intercettazione. Tu non sei Suarez, non devi andare a Juve, certo. Quindi diciamo che insomma dai, questa sera possiamo essere promossi, non ancora dobbiamo testarlo il programma, però penso che gli ascolti, chi ci sta vedendo... è andato bene, tantissimi commenti anche questa sera, visualizzazioni, insomma ragazzi, io penso che poi ci sono sorprese, insomma stiamo preparando l'angolo del culer o l'angolo dei culers, vediamo come chiamarlo, è una cosa che va un po' più free, un po' più da YouTube, in cui altri, non solo noi, facciamo queste cose, cerchiamo noi di tenere sempre alta l'asticella, e preparatevi almeno chi può domenica sera il post partita, perché la gente ce lo chiede, vedete i risultati, la gente ce lo chiede, okay. Dobbiamo commentare la partita, chi può di noi commenti la partita, noi tanto stiamo qua con Alberto, con tanti della Peña di Roma a vedere la partita col Villarreal, post partita e vediamo se l'angolo dei coolers riuscirà a organizzare la previa, una piccola previa in cui con la birra in mano si commenta quello che farà il Barça prima della partita, ecco. Vediamo un io po'. Col mate in mano. Tu lascia per, tu devi andare a preparare la sala per quelli che arriveranno. Vai a ordinare le pizze. Le pizze, le mangi te. Sta morendo. Grazie a Pietro Locatelli che ci dice che siamo promossi. Sì, io ci sto abbandonando. No, Alberto col mate, dai. Esatto, ovvio. E la pizza per Massimiliano. Bene, e la Coca-Cola. Allora ciao Giusi. Sai, sta per cadere, Giusi. Allora, appuntamento con Giusi Zaffiro domenica sera, per okay. Il post partita. Ciao Giusi. Ciao Giusi. Certamente. Ciao. Allora, buonanotte. Ciao. Allora, io ringrazio per la Giuseppe Ortu, Albert Parera, Sergio Leonetti, Maurizio Cravello, Giovanni Cardarello. E ripeto, per chi può domenica sera nel post. Mi tieni una della maglietta? Oh, ostia! Vai, hai ragione. È che ho messo tutti quanti e non vedevo la maglietta perché leggo c'è la tua scritta sotto che la copre. Adesso cerca di abbassare un po' la telecamera, però. No, o di metterti in piedi te. Esattamente. Oh, adesso sì. Ecco.
Adesso sì, la maglia unica fa.